Il movimento spontaneo Il Giusto Mezzo in Piazza per chiedere al governo un impegno reale sulla parità di genere nell'ambito del Next Generation dell'Unione Europea. L'emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha prodotto una profonda crisi economica e sociale e a pagarne le conseguenze sono stati soprattutto i giovani e le donne impegnati nei settori maggiormente colpiti dal lockdown. Nella pur migliorata bozza del documento redatta dal governo, la parità di genere viene indicata come premessa trasversale, ma senza l'allocazione di adeguate risorse economiche e l'indicazione di progetti precisi. L'iniziativa su base nazionale ha avuto un momento di confronto anche in Molise, nello specifico a Guglionesi, con il flash mob organizzato nella sala consiliare del circolo Arci Francesco Iovine, che ha visto la partecipazione della presidente Margherita Di Prospero, degli assessori Stefania Addessa e Carmela Minchillo, del vice sindaco Giuliano Senese e di Laura Venitelli, in rappresentanza della Casa dei Diritti. Non ci deve essere soltanto un'uguaglianza che riguarda la forma, non deve essere solo scritto sulla carta che noi donne siamo uguali agli uomini, anche se poi questa uguaglianza non esiste nello specifico, nel senso che abbiamo pari capacità, ma siamo molto diverse dagli uomini perché siamo donne, siamo madri, siamo in grado di dare un apporto maggiore alla società, non avendo nulla da invidiare agli uomini, però nello stesso tempo vi è una differenza che è anche fisica, non abbiamo la stessa forza fisica, non abbiamo, diciamo, non siamo strutturate allo stesso modo. Per questo un'uguaglianza, quando si parla di uguaglianza, e prima è stato ampiamente detto dalla presidente dell'Arci, non possiamo insistere su questo aspetto, siamo uguali. Questa parola deve includere una diversificazione, però tantomeno le donne debbono essere discriminate nella nostra società. Con un ombrello fucsia è stato chiesto che il recovery copra maggiormente l'altra metà del cielo. Ma il giusto mezzo, appunto, è la giusta metà. È un'iniziativa che è partita a livello europeo e quindi ovviamente anche italiano, che ha come primo obiettivo quello di dedicare il 50% delle risorse Recovery Fund alle donne. È chiaro che non va inteso in senso matematico, ma va inteso in senso di attenzione alle tematiche. La piattaforma di oggi ne offre alcune, però sostanzialmente parliamo di lavoro, di parità salariale e di servizi, asili nido e quant'altro, che aiutano la donna nel lavoro. In estrema sintesi, le richieste sono 4 miliardi in più per gli asili nido, servizi di cura e assistenza per disabili e anziani, legge sulla parità salariale, allargamento delle tutele della maternità alle lavoratrici, accesso al credito e finanziamento alle imprese femminili, appalti trasparenti a chi garantisce la parità di genere, 5 mesi di congedo di paternità obbligatorio a fronte dei 10 giorni attuali. Lui è stato sulla sedia a rotelle, mi ha raccontato che parlava guardando con gli occhi.